Buongiorno e bentrovati a Buongiorno con noi, la rassegna stampa del TG Noi. Come di consueto, anche questa mattina leggeremo i titoli dei quotidiani in edicola e converseremo con i nostri ospiti che stamattina sono Gino Diodati e Stefano Emiliozzi dell'Atletica Porcari. Buongiorno. Buongiorno. Qui con noi per parlare, per presentare la 33esima edizione della Porcari Corre che si corre il 21 maggio, domenica 21 maggio. Quindi parleremo di questa corsa che ormai è diventata storica, 33esima Edizione. edizione a Porcari, e sentiremo dai nostri ospiti che cosa ci attende domenica prossima, quale sarà il programma, il menù della giornata. E non a Della giornata. caso uso la parola menù perché la Porcari Corre è famosa anche per, oltre che per il bellissimo paesaggio che si percorre, anche per i notevoli punti di ristoro qualificati Con nominativi, ognuno ha il suo nome, ognuno ha le sue specialità. Specialità. e con vere e proprie specialità per ristorare e confortare i concorrenti della Ipotizzi, sì. Porcari Corre. Allora, prima però iniziamo come di consueto a leggere qualcosa, i titoli più importanti dei fascicoli in edicola. Questa mattina iniziamo da quello lucchese del Tirreno, si parla del Summer Festival, in primo piano la foto che ritrae il banner sotto le mura che annuncia il concerto dei Rolling Stones il 23 settembre prossimo, che è già diventato un luogo culto per le fotografie. I turisti si fanno le foto davanti al simbolo, la lingua dei Rolling Stones. Il titolo: Mura mai più concerti dopo i Rolling Stones. Efficaci per i comuni, eventi performativi. Per i comuni, eventi performativi ci sono teatri e stadi. Che cosa è successo? Che ha subito preso posizione il sovrintendente di Lucca, Luigi Ficacci, in sostanza dicendo: ho dato il via libera a questo concerto, ma questo concerto sarà un evento unico. Non pensate che di qui in avanti tutti gli anni ospiteremo concerti sotto le mura. Non è possibile per questo tipo di eventi, ci sono teatri, stadi e altri spazi. Questo concerto sotto le mura rimarrà un unico. Leggiamo però l'inizio dell'articolo di Barbara Antoni: il concerto dei Rolling Stones sugli spalti del campo Balilla sarà un evento unico nel suo genere a Lucca, non sarà, come molti hanno detto e pensato, un evento apripista, un grimaldello per aprire in modo sistematico le mura e farle diventare luogo consueto di spettacolo. Il professor Luigi Ficacci, numero uno della sovrintendenza lucchese, è risoluto su questo aspetto. Le mura come un consueto spazio eventi? Assolutamente no. Per questo scopo ci sono i teatri, gli stadi. Noi abbiamo dato il nostro assenso al concerto del 23 settembre sugli spalti perché il Lucca Summer Festival lo ha concepito come un progetto unico. Anche il sindaco Alessandro Tambellini è di questa opinione. Questo luogo non può essere un comune spazio performativo. Quindi, in sostanza, ci sarà il concerto dei Rolling Stones sotto le mura. Ma non diventerà un evento, le mura di Lucca non diventeranno un teatro in cui si ripeteranno questo tipo di spettacoli. Andiamo a leggere qualche altro titolo. Il comitato: impensabile il ritorno del mercato, vivere il centro storico, situazione migliorata con i banchi alle tagliate, assurdo che sotto elezioni venga proposta da qualcuno una marcia indietro. Qui si parla dell'ipotesi del ritorno del mercato settimanale, bisettimanale dalle tagliate, dove adesso a Via dei Bacchettoni. Il Comitato Centro Storico è assolutamente contrario a questa ipotesi. Poi banche avare con le piccole imprese, nel 2016 ancora in calo gli impieghi, salgono i depositi delle famiglie, ma meno che altrove, giù quelli delle ditte. E poi si parla di politica. Carmassi: serve un ponte verso i fuoriusciti del PD, del Partito Democratico. L'ex assessore provinciale, eletta in quota Emiliano nella direzione nazionale, dice: serve un partito meno arrogante. Stasera a Firenze un incontro con Bersani. E poi si parla dell'ostello Sanfrediano, ancora il centro storico di Lucca. Caparre sparite nel cambio di gestione. Decine di clienti avevano prenotato una stanza per i prossimi comics versando un anticipo. Ora minacciano denunce perché queste caparre, questi soldi versati, sarebbero spariti, appunto.
arte, musica, eventi e talk show al Festival Nuovo Rinascimento. Debutta la prima edizione a Lucca della manifestazione all'interno della cornice di Villa Bottini. Tanti ospiti d'eccezione. Tra gli altri, attesa la presenza della campionessa paralimpica Bebe Vio. E poi ancora scarti i torneoni. La quarta della Lighieri vince la sfida del centro. Ecco i risultati dei ragazzi del comprensivo Lucca 1. Il premio Il Tirreno è andato a Matteo Bonvino. La prima classificata si giocherà la finalissima durante i giorni di Lucca Comics con le migliori delle altre scuole. Quindi continua la competizione del gioco scarti, il gioco che mira a insegnare ai bambini la corretta gestione dei rifiuti. Poi la cronaca, la pagina della Piana, arrestato il rapinatore tradito dallo scontrino, in carcere un 37enne accusato del raid nella casa di Giovanni Pieroni, nella macchina abbandonata dopo la fuga, la prova di un acquisto a Pisa. Ancora la Piana, un pianeta di luci per studenti disabili, il lunedì si inaugura la stanza multisensoriale della primaria, e qui si parla di capannori, aiuterà i ragazzi nell'espressione delle emozioni. E poi andiamo in Mediavalle Garfagnana, alta tensione fra CISL e CGL sui risultati di KME, Pellegrini della FIM contro Braccini della FIOM. Non si accorge dei miglioramenti dei primi tre mesi del 2017, quindi c'è una spaccatura o comunque un contrasto tra i sindacati sui risultati finora raggiunti dalla KME. E poi siamo alla pagina di Pescia, leggiamo anche l'apertura della pagina di Pescia. 2000 dosi di droga vendute in 15 mesi, nei guai 8 spacciatori. L'indagine del commissariato era iniziata nel febbraio 2016, il gruppo aveva messo in piedi un giro d'affari da 40.000 euro. Allora, questi titoli del fascicolo lucchese del Tirreno. Andiamo ai nostri ospiti, parliamo quindi della Porcari Corre di domenica 21 maggio. Allora, iniziamo con Gino Diodati. Che cosa troveranno i concorrenti, insomma chi vorrà passare una giornata all'aperto domenica 21 maggio a Porcari? Beh, io mi auguro intanto che sia una bella giornata, come spero che maggio dovrebbe essere, una giornata di sole per portare perlomeno, senza esagerare, oltre 7.000 podisti sulle colline. Erano su 6.900, cioè avevamo degli imprevisti in paese, c'è stato un po' forse un calo di qualche 200-300. Sono già 4-5 anni che facciamo un numero di 7.000 persone. Quest'anno spererei di passarlo per sfatare questo mito del 7.000, andare a 7.500, diciamo. Intanto vediamo qualche immagine della bella edizione dell'anno scorso che fu accompagnata dal sole, tantissime persone. Ecco, è quello lì. Noi siamo legati al tempo, come tutte le manifestazioni all'aperto, siamo quelli. E quest'anno vorremmo dare qualcosa di più a tutti. Abbiamo fatto, ora mi sono dimenticato stamani di portarlo, non quadrano così? Speriamo che ce la facciano con la telecamera, lo tenga un attimo. Lo tengo un po' più alto, ecco, quest'anno abbiamo fatto un pettorale, perché insomma, per dare un po' di lustro alla torretta di Porcari. E ogni anno cambiamo l'immagine sul pettorale, per esempio abbiamo iniziato con la torretta che è il simbolo di Porcari, il prossimo anno magari metteremo il quercione, il famoso quercione delle streghe di Pinocchio che è a San Martino in Colle. Facciamo vedere anche la maglietta che si vede, ecco, un po' meglio magari, ecco, in favore di telecamere. E questa qui invece è quella che quest'anno verrà data a tutti i bimbi che saranno presenti alla Porcari Corre, oltre al pacco gara che sono un pacco di asciugoni da 8, una confezione da 8 buoni, oltre a quello anche una maglietta della Porcari Corre, ricordo della manifestazione. La silhouette è sempre quella della torretta. È sempre quella della torretta. Quindi a tutti i bimbi presenti con il pettorale nuovo appuntato davanti alla maglietta, gli verrà data la maglietta per partecipare alla manifestazione. Quest'anno abbiamo fatte bianche, l'altro anno avevamo fatte arancioni. Poi insomma, quest'anno è bene cambiare colore, no? Cambiare colore, sì, risaltare un pochino tutto. Quest'anno come novità penso che ci sia qualcosa di diverso per i bimbi sulla torretta. Ora non mi voglio sbilanciare, però l'altro anno avevamo avuto sempre pagliacci. Quest'anno ci dovrebbe essere qualcosa di diverso. Non vi dico che, ma è una sorpresa, per i bambini. Un'attrazione per i bambini, ne verrà dato un altro elemento anche in torretta, un cappellino o qualcosa di simile per i bimbi.
E per i grandi, che vi devo dire, dei bei percorsi, ben puliti, perché ci andiamo domani sera a pulirli tutti, si passa con trinciastock, insomma si fa del lavoro per agevolare il passaggio delle 7.000 persone che seguiranno i 5 percorsi. 5 percorsi che è uno di 3 chilometri che è aperto a tutti. Quello si può andare con passeggini, si può fare l'anziano, diciamo, quello un po' più, più grande di me, che lo può fare tranquillamente. Con quel percorso non si arriva alla torretta? No, con quello di 3 chilometri si passa un po' sotto la torretta. La 5 chilometri, che anche quella si può fare tranquillamente, non c'è nessun problema. Quella va direttamente da Via Sbarra, monta su e va proprio in torretta, dove troverà tutta questa animazione che ho detto prima. Poi c'è la 12 chilometri, la 12 chilometri farà un giro su San Martino in Colle, poi scenderà giù presso la legge, il famoso ristorante La Legge, poi prende su prende una stradina di bosco che va tutta nel verde e va a finire sulla torretta, passando dal famoso ristoro del caffè di Robertino, caffè con panna, che quello può mancare. È mancato un anno perché Robertino aveva un piede ingessato, non c'è potuto andare, allora. Quindi caffè con panna, al punto di ristoro. La 17, che quella non è 17, è qualcosina meno, quindi vi consiglio di fare la 16 km, 17 segnata, ma 16 effettivi. Fatela, mi raccomando, perché? Perché passa dal centro storico di Monte Carlo, che Monte Carlo è un chicchino, valorizza la marcia, diciamo pure la verità, passando dal centro storico, anche lì c'è un po' d'animazione. Ci dovrebbe essere la banda di Monte Carlo, ora non mi ricordo com'è il nome, la Filarmonica Catalani, non me lo ricordo. C'è la banda di Monte Carlo e poi c'è il gruppo storico che, come tutti gli anni, accoglie le persone con delle. Quest'anno non ce l'hanno, non so perché ci dovrebbe. C'era la catapulta che lanciava a fazzoletti quando arrivavano, faceva dei gavettoni. Questa era l'accoglienza. Era l'accoglienza che veniva fatta. Ovviamente amichevole. Amichevole, sì. Quest'anno non, mi sa che la catapulta non ci sia, però. Cioè, il gruppo storico è presente sicuramente. Qualche tipo di animazione ci sarà. Lo farà in qualche modo. Poi passa dal famoso quercione, quello che abbiamo parlato prima, il quercione di Pinocchio, è una pianta monumentale, diciamo, ha oltre 600-700 anni di. E quindi poi si ricongiunge alla legge, ritorna su alla torretta e dalla torretta poi scenderà giù verso l'arrivo. Sono 5 percorsi, tutti fattibili, tutti non ci sono problemi, via, non è che... Facciamo parlare anche Eliossi, ecco, prima di passare in pubblicità, diamo qualche aspetto tecnico, se ci può dire l'orario di ritrovo, il luogo di ritrovo e se sarà lì in quel luogo dove si potranno fare le iscrizioni. Sì, allora il ritrovo è come sempre nella piazza degli Alpini di Porcari. Dalle 7.30 in poi, 7.30, con quella partenza invece è prevista dalle 8 alle 9, come sempre, perché è una partenza libera, quindi quando uno ha fatto l'iscrizione, ha preso il pettorale, può partire all'orario che preferisce. Ecco, quindi l'appuntamento quindi in Piazza degli Alpini, allora dalle 7.30 in poi. Dalle 7.30 in poi, sì, come sempre, di buon mattino, sperando sempre nel tempo, perché chiaramente è quello che... Questa è una cosa fondamentale. Allora, andiamo in pubblicità adesso, poi andremo a chiedere ai nostri ospiti qualcosa di più sulla corsa di domenica 21 maggio, in particolare sui punti di ristoro, perché abbiamo la curiosità di sapere che cosa ci sarà quest'anno. Poi ovviamente iniziamo però con le notizie, sempre leggendo alcune delle notizie in edicola sui quotidiani questa mattina, tra poco. Allora, sì. Di nuovo buongiorno con noi, ospiti Gino Diodati e Stefano Emiliozzi dell'Atletica Porcari per parlare della Porcari Corre, 33esima edizione domenica 21 maggio. Iniziamo però questa seconda parte di nuovo leggendo i titoli
dei quotidiani in edicola e stavolta siamo passati alla Nazione di Lucca. E foto d'apertura anche in questo caso dedicata ai Rolling Stones, febbre biglietti da stamani al via la vendita online. E il patrone della manifestazione, Mimmo D'Alessandro, ha già detto che probabilmente i biglietti saranno polverizzati in questi due giorni di vendita online. E poi il titolo d'apertura della pagina, però: rapina in villa, capo in manette, la vittima, prendeteli tutti. La banda aveva sequestrato e legato una famiglia a Monte Carlo, fuggendo con il bottino. È una bella notizia, questa notte, quella notte è stato un inferno, da allora la nostra vita è cambiata, ha detto la vittima di questa rapina. Ma andiamo a vedere le pagine interne. Un maxi evento unico e irripetibile, per questo ho dato l'ok alle mura, il soprintendente spiega il parere favorevole, lo show costa 6 milioni di dollari. I commercianti euforici, un colpo davvero straordinario. Ovviamente questo evento porterà tantissime persone nei giorni di settembre a Lucca e sembra che già gli alberghi siano sold out già da adesso, viste le prenotazioni arrivate da tutta Italia e dall'estero. Finisce in trappola il capobanda della rapina in villa a Monte Carlo, arrestato un kosovaro di 36 anni, tradito da uno scontrino. E poi c'è anche l'intervista a Giovanni Pieroni, l'imprenditore 62enne che fu vittima di questa rapina insieme alla moglie e alla figlia. Finalmente una bella notizia, adesso spero che li prendano tutti. L'imprenditore Pieroni, da quella notte la nostra vita è cambiata. C'è anche il sindaco di Monte Carlo Fantozzi che dice: un plauso al lavoro dei carabinieri e un abbraccio alla famiglia. E anche sulla Nazione c'è la notizia del comitato dei residenti in centro storico che dice: alle tagliate il mercato ha più successo. Quindi il mercato, secondo i residenti del centro storico, deve rimanere fuori dalle mura e in particolare in via delle Tagliate, dove è stato trasferito da alcune settimane. Riparato il danno, chiesa riaperta, miracolo di solidarietà a Mutigliano, tutto il paese e anche le parrocchie vicine hanno contribuito ai restauri, quindi una buona notizia per Mutigliano. Ancora multe per l'indifferenziata, la raccolta indifferenziata dei rifiuti. I bar, faremo un ricorso collettivo, continuano i controlli della municipale e le stangate da 229 euro. Gli altri titoli: mi dispiace per i mal di pancia, c'era un'opzione per la lista PD. Bruzzesi, commissario del partito, rivela il retroscena della scelta. Sapete che nei giorni scorsi c'è stato un po' di dibattito sulla questione del capolista della lista del Partito Democratico per le elezioni a Lucca e stamattina c'è questa intervista al commissario del partito a Lucca, Stefano Bruzzesi. E poi è il Festival del Volontariato, ritornano The Trouble Notes, una delle mille novità della Tre Giorni che inizia domani. Questo gruppo è diventato famoso, tra virgolette, perché la sua esibizione venne interrotta dai vigili urbani l'anno scorso a Lucca. La loro prima esibizione fu interrotta dall'intervento dei vigili urbani, si legge anche sulla Nazione, un concerto per chiedere scusa, quindi la città ha tornato ad invitare questo gruppo che potrà suonare tranquillamente stavolta in occasione del Festival del Volontariato. Segromigno, rotatoria, non serve a granché, la priorità era il parcheggio, via dei Bocchi, Rontani dell'UDC, raccoglie le critiche dei negozi. E poi Borgo Ammozzano, IMU e TASI, il controllo con un clic, arriva il portale del contribuente, sarà possibile stampare gli F24, per procedere con i pagamenti. Allora, questa è la Nazione di Lucca, torniamo a parlare però della Porcari Corre. Vi ricordo domenica 21 maggio, in programma la 33esima edizione. Avevamo fatto accenno prima alla questione dei punti di ristoro, sentiamo qualcosa di più da Stefano Emiliozzi. Allora, i ristori come sempre sono molti, comunque quest'anno sono 6, sono 5 punti fissi, compreso il maxi ristoro all'arrivo, e uno sarà volante, che è quello per se la giornata è calda, per dare acqua, tè alle persone che, insomma, che vanno alla marcia, che avranno bisogno di idratarsi un pochino di più. Ai ristori verrà trovato di tutto e di più, chiaramente come tutti gli anni la Porcari Corre è famosa per i ristori.
c'è, ecco, insomma, ci dica magari, ce ne dica una chicca, ci beh, faccia, insomma, ha menzionato prima il nostro presidente, chiaramente quello, uno dei più famosi è quello di Robertino per il caffè della Colapanna, diciamo. Poi ci sono i ristori, i ristori delle uova col bacon, ci sono i ristori col farro, ci sono i ristori, c'è un po', diciamo, da sfamarsi oltre che a ecco, fare la marcia. Non vorrei, si diceva prima dell'inizio della trasmissione, che la Porcari Corre fosse l'unica corsa che fa ingrassare invece che beh, se si va a guardare bene, forse c'è qualcuno che in effetti viene più che per mangiare che non per fare la marcia. Però non è questo comunque, lo scopo. Comunque lo scopo è più che altro, diciamo, come ricreazione, come passeggiata, come cosa, però è bene che la gente rimanga soddisfatta di quello, certo, che trova, chiaramente. Soprattutto per conoscere dei luoghi che magari qualcuno non conosce ancora e sicuramente ci tornerà poi a Porcari. Beh, certo. E nelle vicinanze per visitare quei luoghi. Gino Diodati, chi la organizza questa corsa? Beh, questa corsa è organizzata da 210 soci dell'Atletica Porcari. Siamo tanti anche quest'anno. È una bella realtà. È una bella realtà. Poi ci sono anche dei volontari. Cioè abbiamo, mi pare che sia, non me li vorrei dimenticare per non fargli un torto, c'è la Croce Verde di Porcari che ci dà una buona mano mettendo a disposizione due punti di ambulanza col medico, poi abbiamo la Misericordia di Monte Carlo che ci dà a disposizione 8 persone per controllare il traffico più un'ambulanza proprio nel paese, nel centro di Monte Carlo. Poi c'è questi volontari della VAB che sono della protezione civile, che nei punti un pochino più importanti ci mettiamo loro, perché per dirigere il traffico in certe situazioni è bene che ci sia gente esperta, quindi abbiamo pensato, prima c'erano carabinieri in congedo che ci davano una mano, ora non possono più per motivi sui, non possono più stare sulle strade a dirigere, allora ci sopperisce a questa defaianza venendo questi qui della protezione civile che sono di Guamo, mi pare, o quelle zone lì, ora non me lo ricordo più preciso. Comunque ecco, una bella squadra per organizzare al meglio questo evento. Sì. E l'idea è quella dell'Atletica Porcari, comunque la marcia è stata lanciata, la Porcari Corre, sì, è stata lanciata dall'Atletica Porcari. Si vuole fare un po' la storia, parlare delle ecco, queste realtà? Allora, io parto dagli albori, da quando è nata il GS Porcari. Il GS Porcari è nato nel 73. Erano sei persone che insomma, si sono messe insieme, hanno fatto questo gruppetto ora, e è cominciata l'avventura del GS Porcari. Nel 74 mi sono inserito anch'io, quindi pensate un po' quanti anni è che cammino, essendo che capelli bianchi mi è venuti sulle corse. Poi dopo in paese era nata un'altra associazione. Quindi avendo due associazioni podistiche in un paese piccolo era una rovina per tutte e due. Allora l'abbiamo interpellati e si è fatto tutta una fusione venendo fuori Atletica Porcari nell'86. Di lì poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare una persona squisita che era Giuseppe Lazzareschi, fondatore della SOFA, del gruppo SOFIDER. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare questa persona squisita che era diventato nostro socio e partecipava proprio con il cuore alle manifestazioni quando venivano fatte, veniva a distribuire pacchi gara, aveva un obiettivo di crescere. Noi gli siamo andati dietro e abbiamo cercato di portare la Porcari Corre a dei livelli abbastanza accettabili, perché siamo riusciti a portare 10 pullman a Porcari che venivano da tutta l'Italia. Ora sono calati, voglio essere onesto, i pullman sono calati, quest'anno abbiamo 3 o 4 soltanto, anche perché insomma le condizioni della vita sono un po' cambiate, certo, per tutti, quindi organizzare. Noi si faceva, in un anno si faceva 5-6 gite, ora se ne fa una, anche perché insomma ci vuole dei soldi per fare le gite, e quindi non è che tu che si abbia la disponibilità di fare. E per ritornare all'Atletica Porcari, dicevo, è cresciuta negli anni. Grazie all'apporto di diverse persone che lavorano
e che gestiscono questa realtà sul territorio benissimo, grazie al Comune di Porcari, questo bisogna che lo dica in ufficialità, perché il Comune di Porcari contribuisce non poco alla riuscita della manifestazione, cioè ci dà a disposizione la palestra per gli spogliatoi, per le docce, ci dà la disposizione di tutta una piazza, praticamente ce la dà tutta a noi per quel giorno lì, con la tettoia per la copertura, ci dà il permesso di chiudere delle strade per i parcheggi. Insomma, c'è una massima collaborazione. Collaborazione da parte del Comune, e di questo le ringrazio già da ora, qualsiasi sia il prossimo sindaco che ci venga incontro, come ha fatto questa amministrazione fino ad ora. Allora, in effetti ci sono le elezioni, no? Da l'11 giugno anche a Porcari. So che Emiliozzi è di Monte Carlo, quindi non si esprime. Sono strano alla cosa, perché sono di Monte Carlo, quindi del sindaco di Porcari non me ne occupo. Lei non vota per Porcari. No. Diodati però è di Porcari. Non chiedo per chi vota, perché per carità, però vorrei chiedere se vuole suggerire qualcosa a chiunque sarà il prossimo sindaco, che sappiamo non potrà essere Alberto Baccini, perché sì, ha finito i due mandati, mi dispiace, perché è una brava persona. Comunque volevo dire questo, io l'Atletica Porcari è apolitica, quindi parlo subito, nessuno parla di politica, né di destra né di sinistra, niente, noi si parla di podismo. La mia opinione sul nuovo sindaco che sarà, intanto che collabori con noi, come ha fatto questa amministrazione fino ad ora, senza problemi, quindi questo me lo auguro di cuore. Poi secondo me ci vorrebbe un punto di aggregazione per tutti a Porcari, perché sono un po' sparse le cose. Se c'è la possibilità o la possibilità finanziaria di fare un centro per i ragazzi, per i giovani, per gli anziani, un centro che si possano trovare tutti per partecipare a qualcosa. Perché effettivamente, se si vuole trovare, per dire, una pista di una volta c'era la pista per l'atletica al campo sportivo, poi è stata levata perché c'è stato fatto del tennis, delle cupole con il tennis, e la pista è sparita. Ecco, una riattivazione della pista, quello sarebbe una cosa importante per tutti, perché anche d'inverno, quando è buio, che non si vede, che si cammina male per le strade, ci fosse una pista, un luogo sicuro dove potersi allenare, quello sarebbe la cosa secondo me primaria per una... Vabbè, il messaggio l'ha lanciato. L'ho lanciato, poi io conto per uno. Vabbè, comunque... Questo è l'invito per chiunque sarà il prossimo sindaco di Porcari da parte dell'Atletica Porcari. Ci fermiamo di nuovo per la pubblicità, poi torniamo a leggere i titoli dei giornali e a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Allora, riprendiamo con Buongiorno con noi, i giornali in edicola questa mattina, Diodati ed Emiliozzi per parlare della Porcari Core, però... Adesso siamo arrivate le notizie da Viareggio e dalla Versilia, leggiamo il fascicolo versiliese del Tirreno. Versilia, yachting al via Indarsena, 72 imbarcazioni e 117 espositori per la prima edizione firmata Nautica Italiana, Fiera Milano, e Alta Gamma. Quindi parte questo importante appuntamento. Taglio del nastro questa mattina alle 11.30 in via Coppino. Meglio lasciare l'auto a casa se si deve raggiungere il quartiere, l'ingresso all'evento è a pagamento. Prima dell'inaugurazione la firma del protocollo tra Comune, Regione e Distretto della Nautica, un impegno triennale per consolidare la manifestazione. Poi all'interno del Tirreno c'è tutto lo schema di questa, eccolo qua, non entra tutto nella telecamera, 4 giorni non solo di yacht, orari, servizi, appuntamenti, tutto quello che c'è da sapere per godersi al meglio l'evento espositivo in Darsena. Andiamo a vedere le altre notizie. Qui ancora si parla della Versilia Yachting e la Nautica si sposa con il Polo. Oggi alle 14 la sfilata di giocatori e cavalli all'interno dell'area espositiva del Salone.
E poi aggressione a un sindacalista, richiesta danni a padre e figlio. Nell'incontro in camera del lavoro la CGIL chiese all'azienda di pagare gli arretrati e scoppiò il caos. La condanna in primo grado è stata confermata dalla Corte d'Appello. La difesa non farà ricorso. E poi guerra dello spaghetto, c'è l'altolà dei vigili. Ieri l'incontro tra stabilimenti e municipale per chiarire le norme sulle cucine. Il comandante, multe fino a 3.000 euro per chi non rispetta le regole. In realtà però la notizia del giorno in Versilia ieri e quindi anche questa mattina è quella della vendita del 49,99% del gruppo Perini Navi. Il re degli occhiali entra in Perini. Viareggio, a Viareggio la famiglia Tabacchi, che è quella della Salmoiraghi e Viganò, quindi una delle principali produttrici di occhiali, rileva il 49,99% del gruppo degli yacht di lusso, la Perini Navi, fondata da Fabio Perini dopo l'uscita dell'imprenditore lucchese dal settore cartario. Leggiamo l'inizio di questo pezzo, una cosa importantissima per l'economia di tutta la provincia. Tra le banchine e le darsene, Via Regina se ne bisbigliava da un po', con un crescendo negli ultimi giorni che neppure il rumore di attrezzi e operai al lavoro per allestire il primo Versilia Yachting Rendezvous riusciva a coprire. Ieri, alla vigilia del taglio del nastro, l'annuncio con conferenza stampa a Milano. Perini Navi sigla la partnership con Phoenix SRL, società che fa capo alla famiglia di Dino Tabacchi, il patron di Salmoiraghi e Viganò, famiglia che sarà rappresentata nell'operazione dal figlio di Dino, cioè Edoardo Tabacchi. Come anticipato lunedì scorso da Tirreno, Fabio Perini non cede il controllo dell'azienda. Così la nuova composizione societaria vede Faber Group Perini detenere il 50,01% delle quote e Phoenix SRL con in mano il 49,99%. A cementare le nozze, una dote di 27 milioni di euro per la società della nautica, i cui velieri sono il simbolo dell'Italia e di Viareggio nel mondo. Quindi questa notizia che parla di questo cambio societario all'interno della Perini Navi, però Perini continua a mantenere il controllo della propria azienda. Ovviamente poi tutti si chiedono se ci saranno ricadute e conseguenze sull'occupazione per quanto riguarda questo importante comparto. Al momento non sembrano queste notizie negative, anzi, però vedremo in futuro. Torniamo a parlare però della Porcari Corre, tutt'altri argomenti, dal mare alla piana, all'entroterra. Vi chiedo quali dovrebbero essere i motivi secondo voi, come invitereste a partecipare a questa competizione le famiglie e le persone che ci stanno ascoltando questa mattina? Beh, l'invito secondo me è semplice, perché sempre se la mattinata è bella, venite, perché Porcari insomma vi promette di fare dei bei percorsi, transitabilissimi senza nessun tipo di problema. Le mamme potranno portare i bimbi sulla torretta, che la torretta è famosa, Porcari insomma è famoso per la torretta. E niente, passeggiare nel verde, sentire un po' di profumi di campagna, di quella vera, di monte, di bosco. Cioè, è bello, perché poi fate una passeggiata che è salutare, fa buono a tutti. Quindi, che non bisognerebbe fare la domenica, soltanto domenica 21 maggio. Ecco, ma di fatti vedo tanta gente che passeggia, perché io abito proprio in un punto cruciale di Porcari, che è via Pollinelle. È un circuito, anzi, se mi permetti voglio dire qualcosa, perché il comune ha fatto qualcosa per il podismo a Porcari. Ha fatto un percorso dedicato, ha fatto un percorso che mi pare di te, proprio quando è stato inaugurato quel giorno lì, il percorso, come era intitolato, non me lo ricordo. Era comunque un anello verde. Un anello verde. Verso il quale si può correre. Che, ecco. Che ci sono dei segnali appositi per avvertire gli automobilisti. Però va ancora ultimato. Va ancora ultimato. So che sono dietro per farlo. Io mi auguro quanto prima, perché questo circuito, passando da via Pollinelle, la strada è bruttissima. Ci sono tanti scogli lungo la carreggiata, che insomma è pericolosa. Ci passano le macchine, ci passano furgoni, quindi
So che hanno già preso un appuntamento anche perché via Pollinelle è sul comune sia di Porcari che di Capannori. So che avrebbero già preso dei contatti anche con Capannori per riqualificare via Pollinelle e fare in modo che si possa transitare un po' tranquillamente, perché così com'è, cioè, non è che sia sicuro, perché ci passano, fanno l'allenamento anche i gruppi ciclistici, cioè, come Monte Carlo, che passa, passa tante volte il giorno di lì da questa. La strada è troppo brutta, quindi io faccio un appello a chi ha la possibilità di farlo, fate prima possibile, riqualificate via Pollinelle se volete fare questo circuito verde. E così, è un altro invito al prossimo sindaco. Sta dettando l'agenda delle cose da fare. Secondo me è importante perché non ci si passa solo noi Atletica Porcari, ci passano tantissimi cittadini di Porcari, perché è un circuito che si presta bene per questo tipo di passeggiata. Emiliozzi, come invitare, perché invitare le famiglie a fare la Porcari Corre? Beh, prima di tutto perché diciamo, l'attività fisica per la salute della persona è essenziale, no? Quindi direi che guardando bene i percorsi che abbiamo noi, che sono percorsi vari, sono misti, sali scendi, campagna, quindi ce n'è un po' per tutti, diciamo. C'è l'asfalto chiaramente, ma c'è tantissimo verde, tantissimo sterrato, tantissimo... siamo all'aria aperta, quindi diciamo che l'invito è proprio per se la giornata è bella, come ha detto il presidente qui chiaramente, è di venire proprio perché respirare all'aria aperta, camminare all'aperto così, fare nuove amicizie, perché sicuramente la gente sarà tanta, quindi anche i bambini ritroveranno i compagni delle scuole, ritroveranno i compagni dell'asilo, magari anche perché anche quelli più piccoli, e quindi magari qualcuno si può anche conoscere, e poi perché no, continuare magari... qualcuno si può scrivere anche con noi alla nostra atletica, quindi insomma si cerca di invitare anche per aumentare le fila dell'atletica. Sì, perché abbiamo bisogno sempre di nuovi iscritti, chiaramente, perché più siamo di gioventù, perché insomma la media dell'atletica comincia a essere un po' altina. È bianca. I capelli bianchi del presidente lo fanno vedere, quindi... Comunque diciamo, ecco, per questo l'invito è per tutti, proprio per questo motivo qui. Ecco, lei ha parlato di pullman, tra l'altro, prima che vengono alla Porcari Corre, perché la Porcari Corre è un evento che va ovviamente oltre Porcari, vengono un po' da tutta la provincia, da tutta la regione. Vengono da tutta l'Italia, diciamo, perché quelli che abbiamo quest'anno vengono da Modena e poi vengono dal Sassuolo. Dal Brenta, ora non mi ricordo dal Nord Italia. Dal Nord Italia, sì. E poi viene da Parma, vengono quelli, è un gemellaggio che oramai ce lo portiamo dietro da oltre 20 anni, tutti gli anni noi si va là e loro vengono qua. Insomma, conferma di una bontà della manifestazione il fatto che quando si fa una volta poi ci si ritorna. Ci si ritorna. E questo è il caso della Porcari Corre. Questo... lo possiamo dire tranquillamente. Allora, ultimo break pubblicitario, poi gli ultimi minuti della nostra trasmissione, andremo a leggere i titoli dei quotidiani nazionali, a tra poco. Ultima parte di Buongiorno con noi, andiamo subito a leggere i titoli dei quotidiani nazionali in edicola. Il Corriere della Sera, svolta sul divorzio, assegni slegati dal tenore di vita. La Cassazione sulla causa dell'ex ministro Grilli, basta assegni di divorzio basati sul tenore di vita, una sentenza della Cassazione rivoluziona l'applicazione del diritto di famiglia. L'assegno sarà ora parametrato sul criterio della garanzia dell'autosufficienza. La sentenza dice che le nozze non sono più una sistemazione definitiva. Il caso sul quale si è pronunciata la Suprema Corte, che orienta la giurisprudenza successiva, riguarda l'imprenditore Lisa Lowenstein e l'ex marito Vittorio Grilli, già ministro del governo Monti. Quindi una sentenza che potrebbe rivoluzionare tutto questo aspetto legale legato ai divorzi. E poi la foto di apertura sul terribile fatto di cronaca avvenuto a Roma. Le bimbe al rogo per una vendetta, sono morte nel loro camper, tre sorelline, avevano 4, 8 e 20 anni, sono bruciate vive per una molotov lanciata da un uomo ripreso dalle telecamere del parcheggio di un ipermercato a Roma, si segue la pista della faida tra rom. Andiamo alla Repubblica, anche in questo caso la foto è dedicata a quanto accaduto a Roma.
tre sorelle rom bruciate per vendetta, l'orrore nel mondo degli invisibili. In apertura sulla sinistra, però, si parla d'Europa. Schaub, così Francia e Germania cambieranno l'Unione Europea. Intervista con il ministro delle finanze tedesco. L'Italia non sarà esclusa, ma faccia le riforme. Il titolo si riferisce anche al nuovo presidente della Francia, Macron, che ha subito avanzato delle proposte di riforma per l'Unione Europea. Per la verità, questa richiesta di riforma è stata subito, non direi respinta, ma comunque raffreddata molto dalle successive dichiarazioni di Angela Merkel, del presidente Juncker. Però vedremo se dalla Francia partirà un importante impulso al cambiamento delle istituzioni europee, che è fortemente richiesto dagli stessi cittadini europei. Allora, questa è la cronaca nazionale. Diamo un'occhiata anche, stavo per dimenticare, allo sport. Juve, un duello Real, CR7, eccoti Buffon, l'Atletico subito 2-0, Isco scaccia la paura 2-1. Tutto questo per dire che a Cardiff il 3 giugno, nella finale di Champions League, si affronteranno Juventus e Real Madrid. E poi Conte Inter, e io ci provo, Sabatini guida la rivoluzione cinese. La società nerazzurra sta cercando di portare a Milano niente meno che l'allenatore del Chelsea, Antonio Conte. Allora, queste anche le notizie di sport. Allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento con i nostri ospiti, parlando della Porcari Corre. Non abbiamo detto fino ad ora una cosa molto importante, cioè l'iscrizione, quanto costa alla Porcari Corre, e lo chiedo a Stefano Emiliozzi. Allora, l'iscrizione alla Porcari Corre per tutti gli iscritti ai vari gruppi podistici è di 2,50 €. Per tutti gli occasionali, quindi tutti quelli che vengono per fare la classica passeggiata, invece sono 3 €. Quindi un'iscrizione che viene poi ampiamente ripagata. Certo, dai ristori. Con i ristori viene ampiamente ripagata. A fine gara c'è un bel pacco di carta di rotoloni Regina, quindi visto che il nostro sponsor va rammentato, quindi diciamo che già quello vale solo il prezzo del biglietto. Quindi una cosa che assolutamente è valevole, è una cosa importantissima. La Porcari Corre è valevole, come tutti sanno, per il trofeo podistico lucchese e per il trofeo Tre Province, che è importante. Per i locali. Perfetto, abbiamo detto anche questo. Allora, Gino Diodati, però pochi giorni fa c'è stata la Marcia delle Ville con un grandissimo afflusso di partecipanti, come ormai ci ha abituato questa competizione. Voi siete un pochino più piccolini, più contenuti, ma siete invidiosi di queste realtà più grandi? No, ti dico la verità, no. Anzi, io sono contento che abbiano raggiunto un risultato che hanno cercato, l'hanno cercato per tanto tempo, ci sono riusciti. Chi lavora bene, come ha fatto Ruggero, è giusto che abbia avuto risultato. Io non ho nessun problema. Anzi, mi congratulo, perché riuscire a portare... fatto delle ville è già un vantaggio buono che hanno loro. Poi hanno una ricezione più ampia della nostra, quindi anche se hanno tanta gente possono accoglierla meglio di noi. Anche un comune più grande, no? Però sono contento perché chi lavora è giusto che abbia risultato. Hanno trovato una giornata perfetta, il sabato era bello, hanno fatto un'altra manifestazione, riuscita bene anche quella lì, si stanno dando da fare. Chi lavora e si dà da fare è giusta, secondo il mio punto di vista, che abbia risultati. Io non sono invidioso, mi piace che quando uno si dà da fare è lo spirito faccia. Giusto, magari una sana competizione, sana competizione ce l'abbiamo, però ce l'abbiamo pacificamente, amici senza problemi, diamine. Quindi due manifestazioni, realtà, che stanno benissimo, una accanto all'altra. Anzi, sì. La cosa migliore sarebbe farle tutte e due, così sono due giornate all'aria aperta. All'aria aperta. Per conoscere di più il nostro territorio e le bellezze della Piana di Lucca. Bene, allora grazie a Gino Diodati e Stefano Emiliozzi che ci hanno parlato di questa 33esima della Porcari Corre. Vi ricordo, domenica 21 maggio a Porcari. Non mancate, soprattutto... se, come tutti speriamo, sarà l'ultima cosa. Prego. Mamme, portate i bimbi, facciamo rivedere la maglietta. Ve lo consiglio, guarda, tutti una maglietta, a tutti i bimbi presenti. Quest'anno abbiamo il pettorale, ve lo ricordo, vi viene dato, l'attaccate qui davanti alla maglietta. Allora, stamattina non l'ho portato, l'attaccate davanti alla maglietta, fate la gara. Quindi bimbi, fatevi portare dalle mamme, accompagnate dai nonni.
alla Porcari Corre, non ve ne pentirete. Ciao. Grazie ancora a Diodati ed Emiliozzi che ci hanno presentato la Porcari Corre, grazie per l'attenzione e buona giornata.